Ciao Bethesda.it, una sorta di C'era una volta in Puglia, questo gialletto noir diretto da Andrea Zaccariello, tratto da romanzo di Francesco Caringella, Non sono un assassino, con un Riccardo Scamarcio ancora tenebrosissimo e convincente come nello Spietato di Renato De Maria, il secondo film di seguito dove vedo Scamarcio abbastanza briglia sciolta, anche se questo è un personaggio completamente diverso rispetto al gangster dalla Calabria a Milano. Questo è un poliziotto pugliese molto controllato, con questa barba anche molto antica e anche un po' tenebrosa. È un film molto particolare questo di Zaccariello, perché è tratto da un romanzo di Caringella, Newton Compton. Caringella è stato anche un enfant prodige della magistratura, ed è veramente particolare, perché è stramontato avanti e indietro nel tempo. Dura 110 minuti, ma a un certo punto vi voleranno, e questa è una cosa molto molto buona, perché entriamo nelle dinamiche di un giallo. Abbiamo un personaggio alle corde, è il poliziotto interpretato da Riccardo Scamarcio, con questa barba anche un po' antica, alla Orson Welles. Sembra veramente un film delirante, anche un po' che avremmo potuto vedere in una serie. Scamarcio si sta specializzando, sta diventando un attore anche un po' da serialità. Ed è un film di cui ho paura, perché già gli voglio bene a sto film, che esca al cinema. Perché mentre Lo Spietato tu senti proprio quanto Netflix ha aiutato la produzione a fare un film a briglia sciolta, un gangster movie vecchio stile, questo è un gialletto nostro, che avrei visto benissimo su quel tipo di piattaforma. Però torniamo al film. È, diciamo, un poliziotto pugliese che viene all'improvviso accusato dell'omicidio di un suo carissimo amico, che è un magistrato, e allora lui coinvolgerà un avvocato, che è un altro suo carissimo amico. Ecco perché ho detto c'era una volta in Puglia, perché vedremo anche nei montaggi degli anni Ottanta. Vedremo, perché questa è una generazione di nati nei primi anni 70, fine anni 60. Vedremo anche questi tre amici: Francesco, il poliziotto interpretato da Riccardo Scamarcio, Giovanni, il magistrato che poi diventa un super giudice, super fico, super eroico, super probo, interpretato da Alessio Boni con Pelata. Straordinario Alessio Boni anche in questo film, con questo make-up bellissimo. Anche la barba di Scamarcio è molto fumettistica, molto incisiva. E poi c'è un bravissimo Edoardo Pesce che fa Giorgio, che è l'amico avvocato, un briacone e soprattutto tragicomico, più tragico che comico, con le donne, soprattutto una signora che lui stalkerizza da una vita. Voi direte: ah, un avvocato che stalkerizza in galera. No, però ammorba questa povera crista e da una vita, e questa è la sua linea. L'amico avvocato interpretato da Edoardo Pesce, ubriacone, verrà chiamato dal poliziotto, all'improvviso messo alle strette per questa accusa ancora più grave, perché legata alla morte di questo suo carissimo amico, che è Alessio Boni. Noi vedremo film che comincia con un flash forward ambientato in un mondo esotico, con soggettiva che apre la porta e lo spettatore che si chiede chi c'è dietro la soggettiva. A proposito di soggettive, è un film che cita Dario Argento moltissimo, moltissimo, sia per certe figure femminili affascinanti e stregonesche che appaiono al protagonista, sia perché c'è un chiaro omaggio di Zaccariello a Profondo Rosso, e vabbè, e non dico altro, però con un'idea bellissima anche di ricordo, di entrare nella testa del protagonista e di anche
ricordo sbagliato. Ma attenzione che questo è un film in cui noi ci chiediamo anche se il protagonista ci sta dicendo la verità oppure no. Quindi, mentre nel caso di David Hemmings, in Profondo Rosso, Argento torna a utilizzare quello che aveva funzionato molto bene nell'Uccello delle Piume di Cristallo, quindi un ricordo non ricordato particolarmente bene o con precisione dal suo protagonista, e che nel corso del tempo, nel corso del film, riemerge dal sommerso. Qui anche abbiamo a che fare molto con la psiche del protagonista, che è Francesco, questo poliziotto che deve difendersi da questa accusa e che noi seguiamo. E guardate, Scamarcio è tenebroso e carismatico e affascinante al punto giusto, è molto diverso rispetto al calabrese che vuole Savas Andier, che si vuole dare un tono che è molto divertente, dello Spietato di Renato De Maria. Qui è più pacato, sono belli i suoi interrogatori. È più pacato, è un poliziotto che sa di essere un poliziotto, e quindi noi ci chiediamo costantemente, e questo è il gioco del film che regge, se la frase che è il titolo anche, non sono un assassino, sia vera oppure no. Nel frattempo c'era una volta in Puglia, come c'era una volta in America, noi vediamo i ragazzini che crescono, noi vediamo anche certe dinamiche maschili, noi vediamo poi un'altra cosa che mi ha fatto molto sorridere. Questa è una mia pippa mentale, immagino dei film su dei giovani che ricorderanno, cioè immagino dei film su una generazione che ricorderà in flashback la sua gioventù negli sfigatissimi anni 90 o 2000 italiani. Perché? Perché qui per l'ennesima volta c'è anche il telefono di Wall Street di Oliver Stone, c'è anche il primo cellulare, andiamo nell'87, quando il mio paese, io me lo ricordo, avevo 13 anni, era ricco. Era anche pieno di speranze, era anche pieno di arroganza, era anche pieno di status symbol, era anche pieno di yuppies de Vanzina e di yuppies anche fuori dal film de Vanzina. D'altronde Vanzina non avrebbero fatto yuppies se non ci fossero stati gli yuppies. Eravamo diventati una potenza mondiale, eravamo entrati e eravamo usciti dal terrorismo, eravamo campioni del mondo da 5 anni nel caso dell'87. E tutta la crisi, la depressione che sarebbe arrivata da Mani Pulite in poi era lontana. Mani Pulite, dove Caringella sarebbe andata a lavorare. Allora ho pensato, da critico cinematografico, ma pensate il racconto anche della giovinezza vista anche come forza, come arroganza, anche come carrierismo. Questo è un film che parla di carriere. Non ci sarà più, non ci saranno più questi flashback nei film che, e questo mi interessa, nei film dei poveri cristi che sono cresciuti in questo paese povero, schifoso e depresso da ormai 30 anni. Non ci saranno più. Invece questo è ancora un film che racconta questa roba qua, con anche degli anacronismi musicali interessanti, come Emerson, Lake e Palmer, che praticamente dominano in colonna sonora. Nonostante questi siano una generazione che Emerson, Lake e Palmer erano un po'... Però forse erano un po' vecchietti per questi qua. Però infatti Simply Red, che parte a palla nel finale, più adatto. Art of Glass, Blondie, più adatta. Invece ci sono tante canzoni di Emerson, Lake e Palmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 canzoni di Emerson, Lake e Palmer, perché... e poi, cioè, nel film stona un po' questa cosa, esattamente come stonano le edizioni perfette in italiano doppiaggese, che non vanno bene, dei ragazzini veramente anacronistiche, no? Legate soprattutto a un film che parla di Puglia, parla di luoghi della Puglia. C'era una volta in Puglia, e questi che si incontrano e hanno tutto questo doppiaggese un po' assurdo alle feste. Però per il resto siamo costantemente addosso a Scamarcio. Scamarcio è bravo, Zaccariello è bravo, il film è stramontato e scorre che è una meraviglia. E poi c'è questa tocchi di Dario Argento, del thriller più metafisico, no? Che fece prima del passaggio al reale cinema metafisico di Suspiria, che è Profondo Rosso, e questa sapore, sì, questo sapore di un vecchio cinema italiano più perverso, più sessuato, anche sessuale, e con personaggi femminili forti, che sono nel contorno, ma è un contorno
che non è indebolito dalla presenza testosteronica dei tre maschietti. Anche questo è molto bello e poco italiano degli ultimi anni, più italiano vecchio. E quindi ci sono per esempio le mogli, che sono anche a volte trascurate o tradite da questi maschi galletti italiani che erano forti, perché c'era quel tipo di sensazione negli anni Ottanta. Ho ricordato per esempio un film molto testosteronico e molto sulla potenza del maschio in chiave di commedia, ma fortissimo all'epoca, come Yuppies, no? Di Carlo Vanzina, così lo ricordiamo. E c'era quell'Italia lì, è un film che ricorda quell'Italia lì. Non ci saranno più queste cose in futuro nei ricordi di maschi italiani. Troppo divertente, in chiave tragica, ovviamente il mio humor nero. E poi parte il processo, e poi Santa Caterina, i luoghi della Puglia, e quindi anche alla fine il film diventa un film su il poliziotto, il magistrato, il poliziotto, il giudice e l'avvocato. E quindi il caso, questo caso sarà un caso che risolverà anche il loro rapporto, interessante, e con anche un colpo di scena finale che mi ha molto divertito. È un film frizzantino ed è un film che fa pensare appunto a Tre passi nel delirio, oppure voler rivedere Riccardo Scamarcio, voler vedere, non li facciamo mai, che peccato, voler vedere Scamarcio in un horror a tre episodi dove lui è un lascivo, un decadente, un morboso, un perverso, veramente come avrebbe fatto Mario Bava, no? Vabbè, insomma, mi ha ricordato un po' queste cose qua, questo buffo film italiano di cui andare abbastanza fieri e che mi terrorizza immaginare da solo nelle sale in questo momento in cui niente incassa e nessuno va al cinema. E mentre invece io penso che per il futuro dei creativi italiani, soprattutto se si vorranno fare delle cose saporite come queste, l'unico sbocco secondo me saranno le piattaforme digitali per i creativi e per la creatività, e per un nuovo cinema italiano che magari uscirà in sala per qualche giorno ma che non avrà bisogno della sala, perché se no, visti gli incassi drammatici, sarà molto difficile andare avanti facendo dei film così originali. Non male, bel cinema di genere. È la seconda volta che Riccardo Scamarcio, dopo aver fatto dei bruttissimi film di genere negli ultimi anni, come Pericle il Nero e Il Testimone Invisibile, invece è il secondo film di genere dove vedo Riccardo Scamarcio che scalcia e che soprattutto eccita e interessa lo sguardo dello spettatore, almeno il mio. Ciao Bad Taste, subscribe, torniamo a fare questo cinema fuori o dentro la sala. Be bad. Ciao!